Messaggio divino è una luce per il santo cammino. Seguite e non temete, se la gloria di Dio voi volete. Siamo arrivati all'abete, mettete Dio al primissimo posto, solamente la sua volontà. Cercate di essere pronti dentro, ognuno di voi. Non rimandatelo a voi, perché non ci sarà nessun poi. Poveri noi, se non diamo ascolto alla luce divina, che sempre assieme a voi cammina. Non fatevi progetti a vostro conto, perché ci sarà lo scontro. È uno scontro decisivo e sarà quello dell'arrivo. Vi dovete solo domandare a voi stessi, ma io vivo, io sono operativo, io faccio quello che è la volontà di Dio. È giunta l'ora di lasciare quello stupido io. È ora di puntare il dito verso di noi e di chiedere veramente perdono a Dio, che solamente amore, e le abbiamo cercato solamente dolore. È finito il tempo di fare i furbi, è finito il tempo della furbizia e della falsa malizia. Siamo tutti bravi a recitare, ma non come pregare. Vera preghiera è il cuore. Se il cuore non è puro, non bisogna lasciarsi andare, ma è giunta l'ora della sua vera parola, che sarà vita verso il santo monte della divina salita. Questa è l'ultima scossa che dona il Supremo, prima che tutta la vana terra trema. La mano di Dio è misteriosa, è operosa e non si darà posa, se dentro di ognuno di noi lei non trova la vera posa. I pensieri negativi siano tutti passivi, tutto viene allo scoperto, è il Signore che manda via tutta quest'aria infetta. Non preoccupatevi per le cose materiali, ma date spazio al vero universale. I nodi sono non di solo pane vive l'uomo, ma di tutto ciò che esce dalla sua bocca. È giunta l'ora. Attendiamo l'ora che scocca. E il castigo è proprio materiale e sarà infernale, perché la materia senza lo spirito non serve a niente e non conta nulla. Cercate di arrivare in tempo e di essere pronti al suo intervento. Non serve a nulla guadagnare il mondo intero e perdere la propria anima. Tutti pensate che non succede mai, ma sappiate che ci siamo già nei brutti guai. Ci siamo già arrivati al Mar Rosso, siamo già a Sodoma e Gomorra. Rimane solo il tempo di contemplare e darsi da fare, ma non per il proprio io, ma per essere pronti verso la volontà di Dio, essere con le lampade accese, ma non la lampada esteriore, ma quella fiammella vera dentro di noi. Non si può più rimandare a poi, se quella luce non è dentro di noi. Siamo bravi a giudicare, siamo bravi a indagare, siamo bravi, bravi a fare furbi, ma la vana furbizia diventerà sporcizia, all'opposto della vera letizia. Cercate di cambiare dentro, perché è finito il tempo. Non vi dirò altro, il Padre Celeste non ne può più. A che cosa serve essere senza le vere virtù e tenere gli altri come schiavitù? Troppo tempo il Signore ci ha dato. Giovanni Paolo II ha lasciato il grido: convertitevi, che verrà il giorno della giustizia di Dio sulla terra. Ecco che l'ora si avvicina. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, in special modo di non essere giudicati, perché chi giudica
giudicato e rischia di non essere salvato. La salvezza è per tutti, ma non tutti la vogliono, perché gli piace vivere nell'imbroglio e di pensare solamente al portafoglio. È giunto il cambiamento, è giunto il convoglio, dove dice il Signore: io non lo voglio più questo male di imbrogli, perché adesso verrà il mio convoglio. Chi pensa alla propria vita la perderà, chi dà la sua vita la salverà. Parola santa di verità. Amen. Alleluia. Amen. Amen.